Buongiorno da Adria, il Museo Archeologico Nazionale di Adria e l'Ente Parco collaborano per valorizzare il patrimonio culturale con visite guidate gratuite il venerdì e il sabato, da ottobre a dicembre. L'iniziativa mira a rafforzare il legame con le scuole e promuovere il territorio. Eventi speciali si svolgeranno anche per le giornate europee del patrimonio, con aperture straordinarie e attività serali. È un incontro per presentare le attività che vengono fatte al Museo Archeologico Nazionale di Adria, grazie al fatto che il museo è entrato all'interno dei centri visita del Parco del Delta del Po. Quindi l'Ente Parco offre ai cittadini, ai visitatori e alle scuole visite guidate gratuite presso il museo, appuntamenti fissi. Da ottobre a dicembre praticamente si può venire al museo con una visita guidata offerta da archeologi specializzati gratuita. È la prima volta che il museo entra chiaramente come centro visita del territorio, quindi direi che è un passo in avanti molto grande per costituire la rete di musei e la rete di attrazioni turistiche di questo territorio. Hanno curato e seguiranno il progetto anche due giovani archeologhe, Camilla Biolcati e Claudia Campion. Archeologhe della provincia di Rovigo, cosa vi ha spinto a rimanere qua e naturalmente a scegliere questa facoltà? La scelta della facoltà in realtà è dovuta rispetto a una passione personale, quindi il tema archeologico della cultura, che si è poi sposata con le evidenze che abbiamo nel territorio del Delta. Ho deciso di restare qui e riuscire a trovare degli sbocchi lavorativi, perché effettivamente il nostro Delta del Po ha le potenzialità ed è giusto investire su queste potenzialità a livello archeologico, storico e culturale. Te la più giovane d'Italia, pensavamo non avesse una storia, invece risulta da questi reperti che già in epoca etrusca era conosciuta. Quanto è per voi interessante conoscere questa storia? Trovo che sia interessantissimo, perché il territorio del Delta, il territorio polesano, racchiude una storia fatta di tanti popoli, tante culture che, a partire dall'età etrusca, appunto, come dicevamo, ma poi anche in età romana, in età medievale, qui, proprio qui e soprattutto ad Adria, si incontrano. Una storia quindi fatta di multiculturalismo, di tanti popoli che commerciano e che costruiscono appunto la loro storia. Quindi è un territorio che ha tanto da raccontare e che trova tanti agganci con una storia che riguarda poi il territorio italiano più ampio e, diciamo, la storia europea nel suo complesso. È una grande opportunità per la nostra città, per questa struttura meravigliosa, per fare in modo che magari chi non è mai entrato in questo edificio possa apprezzare quello che da tanti anni viene esposto in questa struttura. Una grande sinergia, ringrazio tanto del Delta del Po, perché poi entriamo in questo circuito che sicuramente aiuterà moltissimo la visitazione stessa. Stiamo lavorando tantissimo anche con la direttrice per fare in modo, già da aprile in poi, che ci sia una calendarizzazione mirata e puntuale per valorizzare tutto quello che questo angolo così particolare di Adria possa essere conosciuto, con comunicazioni importanti e un investimento anche importante che sarà fatto nella prossima primavera, in attesa che vengano completati alcuni lavori all'interno dell'edificio stesso. Perciò tutto fa sperare, insomma, di una ulteriore crescita di visitazione per questo nuovo rinnovo. I ringraziamenti all'Ente Parco Delta del Po.